è il 1500 e dovremmo arrivare al 1600. E vi siete stufati di quei vezzosi orpelli noti come cappelli d'arme. Salletti, il 1400 ci ha stufato, non dite poi l'Armet se la prende, che è proprio del 1400. Ma in ogni caso non possiamo interrompere l'evoluzione delle armi e delle armature, e quindi benvenuto al Rinascimento, che è tutto fuorché Rinascimento, perché cambia veramente veramente poco tutto l'assetto di schiaffoni e affini. Ma ci serve un nuovo pezzo per completare l'armatura, che subisce varie alterazioni tra scambi culturali e soprattutto di bastonate acqua fresca. Arriviamo a quest'elmo che secondo me è forse tra i tre elmi più belli a livello storico, e l'elmo in questione appunto è la Borgognotta. Allora, la Borgognotta deriva dalla dicitura di elmo burgundo, più o meno si pensa questo, e pare essere fondamentalmente l'esatto successore di quello che erano i salletti alla tedesca. Quindi ricordiamoci il salletto come è fatto: fondamentalmente ha una calotta cranica molto simile appunto a questa della Borgognotta. Adesso stai calmo qui che mi metti pure davanti. E ha appunto una parte pronunciata verso la nuca di protezione, che potrebbe essere anche aragostata, a proteggere il collo e tutta la parte inferiore della testa. E al posto di questa visiera che invece abbiamo qui, abbiamo una piccola celatina. Veniva integrata anche con un barbotto che andava a completare tutta quanta la parte della testa. In ogni caso, elmo alla Burgunda, e adesso questo ragazzaccio vi prende anche più di un ruolo. Perché? Perché in realtà è stato sviluppato come elmo soprattutto prevalentemente per la cavalleria, ma non solo per la cavalleria. Chiaramente chi aveva possibilità economiche e di possibilità di reperirlo, aveva tra le mani un ottimo intanto manufatto, perché è anche bello insomma da avere come suppellettile. Di nuovo non dietro l'elmo lì dietro, che si incazza parecchio. E soprattutto un elmo che offre una ottima protezione, adesso andiamo a vedere perché, e anche insomma una possibilità di respirare e di poter udire abbastanza decentemente gli ordini che venivano dati sul campo di battaglia. Sappiamo inoltre che c'erano tre tipi di borgognotte. Una era la cosiddetta borgognotta da zappatore, un'altra alla leggera e un'altra una borgognotta chiusa. Ora, qui non ho il pezzo che serve per renderla chiusa, perché ci sarebbe stato al posto del barbotto una serie di segmenti che andavano a coprire interamente tutto quanto l'elmo. Ed è un valido sostituto di quegli elmi chiusi che sono parte dell'evoluzione delle armature, specialmente nel 1500 e nel 1600, e sono direttamente l'evoluzione di quello che vedete alle mie spalle, che è un armet, ovvero la celata d'incastro. L'altra tipologia che andiamo a ricordare è la borgognotta leggera, che è, penso, forse l'esempio più semplice per accostarlo al salletto, e comprende una parte simile a questa che vedete qui in sovrimpressione, chiamata numero verde, per ricevere la vostra borgognotta gratis. No, non è vero, non sto esagerando, che ce l'ho uno io e sta fresco. Però questa sezione qui è segmentata in più punti, quindi da rendere anche un pochino più mobile e maneggevole tutto l'attrezzo. E poi abbiamo invece un altro modello, la cosiddetta borgognotta da zappatore, che era un modello ancora più compatto di questo e che probabilmente aveva una protezione forse anche più ingombrante e maggiore. Ma la cosa da analizzare bellissimamente di questo elmo, e precisamente, si compone di vari elementi. Intanto questa visierina, che è caratteristica, dall'alto vedete che è abbastanza pronunciata, anche dal basso, e offre intanto una protezione dai colpi che andavano dall'alto verso il basso, i fendenti soprattutto. Questo spezzaline secondo me ricorda anche un po' gli elmi di fattura romana, soprattutto di quella imperiale, che proteggevano appunto da colpi portati dall'alto verso il basso. Inoltre funge anche come un cappello, perché le giornate di sole e di pioggia influiscono sul campo di battaglia, sul combattimento, ve lo posso assicurare. Inoltre, una bellissima parte caratteristica, questa cresta di rinforzo, che oltre a concedere all'elmo
una figura abbastanza caratteristica e anche, secondo me, visivamente molto bella, offre sostegno e protezione maggioritaria. Di nuovo, sempre i colpi inviati, insomma, tra punte, fendenti, venivano smorzati dall'utilizzo di questa cresta. E poi, secondo me, anche una bella capocciata non faceva schifo. Tutto quanto va a completarsi con questi guanciali che si chiudevano appunto alla fine dell'elmo con, insomma, qui adesso ci ho messo un nastro di fortuna, ma potrebbe essere una cinghia di cuoio, quello che vi pare a voi. E vedete che di lato, insomma, offre una discreta protezione per il viso, ma lascia comunque con questi fori di supporto una possibilità di respiro e di udito soprattutto. E quindi questo tipo di elmo nel fragore della battaglia, immaginate, sentire gli ordini ma anche darli, insomma, era un ottimo compromesso. Intanto ricorda anche un po' una forma di quegli elmi macedoni che vediamo anche in età tarda con i diadochi e compagnia bella. E soprattutto la protezione del viso, perché ragazzi miei, non finirò mai di dirlo, se vi manca la testa è un po' difficile fare tutto quanto. Quindi mi raccomando, se siete anche a un LARP, un fantasy, perché no arrivare direttamente al Caro Vecchio 1500 e usufruire di una bella borgognotta? Io dico no. Ma a parte questo, nel panorama europeo si può dire che diventa praticamente come un elmetto odierno usato, insomma, tra i vari eserciti anche contemporanei, insomma, quello che ricorda una standardizzazione. Ci può essere in ambito medievale e rinascimentale? Assolutamente sì. Poi le figure, le forme cambiano, possiamo anche introdurre parti più elaborate, quindi con sbalzature, con bulinature, in tarsi d'oro e compagnia. Però un elmo da fantaccio che aveva bisogno di protezione e maneggevolezza sul campo, per dire, se io indosso questo elmo su una mezza armatura, un'armatura tre quarti, un farsaletto del 1500, immaginate anche una Zweihänder, un Doppelsoldner tedesco che aveva questo, è una pettorina d'acciaio con, insomma, aggiunte di braccia e non, e insomma eravate un pericolo soprattutto per il nemico. Poi chiaramente ogni arma e ogni armatura ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma questa fa parte dell'evoluzione fino ad arrivare al 1600 e si utilizza ancora assolutamente. Quindi che siate un fante o un cavaliere, quest'elmo è sicuramente adatto allo scopo. Ci sono appunto vari film, io non finirò mai di non citare Il mestiere delle armi con Giovanni dalle bande nere, il Frunsberg che scende dall'Italia, i mercenari svizzeri e soprattutto anche quelli tedeschi, se avevano possibilità, indossavano una di queste, perché appunto tutto quello già detto viene rafforzato. E abbiamo di nuovo tantissimi esempi, sia nei quadri sia nei reperti, dell'utilizzo di questo tipo di elmo, la borgognotta. Aggiungiamo altro, ma che vogliamo aggiungere? Io questo posso dire che l'ho usato l'ultima volta per un gioco di ruolo, perché mi alterno sia tra rievocazione e gioco di ruolo, e posso dirvi che il suo sporco lavoro l'ha fatto. Quindi, borgognotta per tutti, morale della favola, non fate sgarbo ai altri elmi delle altre epoche, perché ogni elmo ha il suo fascino e la soluzione è sempre quella: proteggetevi la testa. Dal vostro capitano, con questa pillola di storia, è tutto quanto per oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.